Sulle prime propaggini collinari al margine meridionale della piana di Catania si fronteggiano Lentini e Carlentini. L'una è aperta verso la pianura, l'altra si erge sull'altopiano, dove fu fondata da Carlo V come roccaforte dopo il rovinoso terremoto del 1542. Circondate da rigogliosi agrumeti, da cui deriva la loro ricchezza, le due città sono eredi di una storia antica e illustre. La storia della greca Leontinoi. Il giovane re Ieronimo scendeva al foro per una via angusta. Camminando per le campagne, improvvisamente si accorse della presenza di uomini sospetti che lo seguivano. Il re allora cominciò a fuggire affannosamente. Il foro era ormai vicino, ma i congiurati lo presero alla sprovvista e lo colpirono a morte. Con la congiura ordita ai danni di Ieronimo, ultimo signore di Siracusa, le sorti di Leontinoi erano ormai segnate. Di lì a poco l'uccisione di alcuni romani diede il pretesto al console Marcello di assalire la città, saccheggiandola e massacrandone gran parte dei cittadini. Nel 214 a.C. si consumava così l'ultimo atto della storia di una delle più antiche colonie greche di Sicilia. L'antica Leontinoi rimase sepolta per molti secoli, nascosta dalle radici degli agrumeti e dall'azione del tempo. Nel 1947 il soprintendente Luigi Bernabò Brea affidò all'Università di Catania il compito di riportarne alla luce i resti. Incaricato delle indagini fu Giovanni Rizza, allora giovane assistente del professor Guido Libertini. Era quello il tempo in cui si dibatteva ancora sull'ubicazione della città antica. Programmai una serie di escursioni e di ricognizioni del territorio, una forma di survey del territorio in cui da un lato appuntavo su un taccuino, appuntavo tutte le osservazioni e le deduzioni che si potevano fare sia dall'esame della configurazione del terreno, sia dallo studio e dal significato dei materiali archeologici, inquadrate tutte nelle notizie che provenivano dalle fonti. Nelle ricerche e nella programmazione dello scavo trovai un aiuto concreto nell'ambiente locale. In particolare ricordo l'avvocato Alfio Sgalambro, che mi fu sempre vicino e compagno di ricerca. Mi accompagnò spesso nelle ricognizioni e insieme a lui un altro gruppo di persone che facevano parte del centro studi notaro Jacopo. Nella Lentini del secondo dopoguerra, grazie ai membri del centro studi notaro Jacopo, lentamente riemergeva la città antica. Questi uomini, spinti dall'amore per la propria terra e da un forte impegno civile, si appassionarono e sostennero in ogni modo la ricerca delle radici del proprio passato, nella ferma convinzione, come soleva ripetere Alfio Sgalambro, che le pietre a Lentini parlano. L'impegno e gli sforzi dei membri del centro studi daranno vita al Museo Archeologico di Lentini, così da evitare la dispersione dei ritrovamenti effettuati nel territorio. Nel tempo, infatti, numerosi reperti erano confluiti in altri musei e collezioni, come il prezioso Lebete con teste di ariete e altri bronzi conservati al Museo di Berlino. Fu nelle sale del Museo Archeologico che, tessera dopo tessera, iniziò a ricomporsi il mosaico della storia antica e ormai dimenticata della città di Leontinoi.
16 dicembre 1950 al sbocco meridionale della Valle San Mauro fu iniziato lo scavo. Fu scelto il tratto compreso fra alcune tombe scavate dal Griffo nel 1940 e il massimo restringimento della valle, che era una cinquantina di metri più a nord. In quel punto si pensava che si dovesse trovare la porta. Il 5 di gennaio successivo, ad una profondità di circa 60 centimetri, fu scoperto un muro greco che aveva un andamento nord-sud e nel quale non esitammo a individuare uno dei lati della porta meridionale della città. Con la scoperta della porta sud cominciava così a riemergere l'antica città greca, la cui storia inizia sul finire dell'VIII secolo a.C., quando numerosi greci solcarono il Mediterraneo verso occidente, battendo le coste alla ricerca di nuove terre da coltivare e abitare. Erano tra questi i Calcidesi dell'isola di Eubea, i quali, primi a sbarcare in Sicilia, fondarono Naxos. Secondo il racconto dello storico Tucidide, fu proprio un gruppo di Nassi, guidati dall'ecista Teocle, a fondare nel 728 a.C. la città di Leontinoi. Una colonia greca anomala come posizione per il sito dalle altre colonie contemporanee, le quattro colonie fondamentali, iniziali, e che sono Megara, Siracusa e Naxos la prima. Leontini non è sul mare, non è in terreno pianeggiante, quindi un sito singolare per queste colline un po' difficili e forse che hanno reso anche più difficile la ricerca. I materiali furono subito, fin dagli inizi degli anni 60, quando io ero in quella soprintendenza, di carattere un po' particolare, perché la colonia era fondata dagli euboici, dai calcidesi, che venivano da Naxos, erano distaccati da Naxos, un piccolo drappello probabilmente, però guidato dal fondatore, dall'ecista. Questo rendeva particolare questo distacco. I materiali dell'epoca della fondazione sono materiali euboici, sono materiali singolari anche perché sul posto si creano delle maestranze, evidentemente vi è l'esigenza di creare nuovi prodotti che risentono dell'influenza dei materiali euboici, ma nello stesso tempo hanno una loro singolarità. Questi materiali sono risultati sempre curiosi, un po' enigmatici, per le raffigurazioni, per il fatto che vi fossero dei tipi un po' singolari di raffigurazioni umane, cosa che non è di tutte le ceramiche del VII secolo. Le fonti antiche non sono concordi sui rapporti che intercorsero tra gli indigeni e i coloni greci. Quel che è certo è che il territorio di Leontinoi era densamente abitato quando arrivarono i Calcidesi ad occuparlo. Per quel che riguarda gli insediamenti anteriori alla fondazione della colonia, si sono trovati i resti di insediamenti indigeni sia sul colle di San Mauro sia sull'opposto colle di Metapiccola. Le due alture non erano in comunicazione fra di loro, perché abbiamo scoperto, scavando la necropoli, che in fondo a questa valle correva un torrente di notevole portata che poi fu obliterato dallo scarico di materiale proveniente dai lavori fatti dai greci su due colli. Sul colle di Metapiccola furono scoperti nel 1955 i resti di un villaggio protostorico, collocabile tra il bronzo finale e la prima età del ferro. Si distribuiscono ai lati di uno spazio libero sette capanne con pianta rettangolare e pavimento incassato nella roccia. Le buche circolari lungo il perimetro indicano la presenza di pali lignei che costituivano l'intelaiatura delle pareti, probabilmente costituite in parte da muretti di pietre. Il colmo del tetto, a quattro spioventi, era sostenuto da uno o più pali lungo l'asse centrale.
l'ingresso delle capanne, talvolta dotato di portichetto, si apriva di solito sul lato breve. All'interno, una chiazza di bruciato in prossimità del palo centrale segnala la posizione del focolare. Nella capanna più grande sono stati rinvenuti due vasi dalla misteriosa funzione. Gli studiosi li chiamano Chernoi e ne ricercano l'origine nel mondo egeo. Su una base di sostegno si dispongono tanti piccoli calici, forse destinati a ricevere simultaneamente sostanze di diverso genere. Sementi, piccoli frutti o liquidi di varia natura potrebbero essere le offerte raccolte in questi vasi, che con la loro foggia così singolare rivestivano una funzione rituale. Silenziosi testimoni di culti, cerimonie e pratiche religiose, a noi oggi incomprensibili. Le notevoli dimensioni della capanna e gli eccezionali vasi che vi sono stati trovati fanno pensare ad un luogo per riunioni comunitarie con funzioni anche sacrali. È affascinante l'ipotesi che identifica questo edificio con la residenza del capo del villaggio, che poteva riunire in sé funzioni religiose e politiche. Molti sono gli oggetti ritrovati sulla Metapiccola, ricordo della vita che un tempo animò il villaggio. Le punte in bronzo dei giavellotti, un fornello in terracotta con superficie a griglia per poggiarvi il tegame, ma soprattutto i vasi, anfore, grandi bacini bianzati, scodelle, tazze a tingitoio con la loro tipica ansa sopraelevata, ascoi, recipienti dell'incerta funzione che richiamano nella forma contenitori di pelle come lotre. Alcuni presentano una caratteristica decorazione piumata, così denominata per i segni in rosso e in bruno dipinti sulla superficie, quasi a simulare un rivestimento di piume. Altri esibiscono una ricca decorazione dipinta a motivi geometrici, così il grande vaso globulare su alto piede rinvenuto insieme ai Chernoi. Serie continue di triangoli bruni ricoprono l'intera superficie dal fondo chiaro. Un motivo a spina di pesce decora anche le tre prese acuminate sulla spalla. Le forme dei vasi provenienti dalla Metapiccola e soprattutto la loro decorazione ricordano da vicino la ceramica della cultura ausonia di Lipari e dei centri contemporanei dell'Italia peninsulare, ponendo il problema delle origini di questa civiltà. Se le fonti storiche sono concordi sull'arrivo dei Sicoli direttamente dalla penisola attraverso lo stretto, lo storico Diodoro Siculo serba a memoria di antichissime migrazioni di popoli italici, che dopo essersi insediati a Lipari, giunsero in Sicilia guidati dai sei figli del re Eolo. Uno di essi, il mitico Xutos, avrebbe regnato sulla regione di Leontinoi, che da lui prendeva il nome di Xutia. Una suggestiva ipotesi ha identificato nel villaggio della Metapiccola la leggendaria terra di Xutos, intravedendo nella tradizione diodorea la trasposizione mitica di reali contatti culturali. Nel 1982, durante lo scavo di una necropoli greca incontrata a Pozzanghera, la scoperta fortuita di due tombe protostoriche ad Enchitris Mos permise di aggiungere un ulteriore tassello a quanto conosciamo del villaggio della Metapiccola. Un giorno che durante la notte aveva piovuto abbondantemente e tutte le nostre trincee erano invase dall'acqua e non si poteva scavare, decidemmo di spostarci in un punto in cui la terra era ancora più asciutta e non era impossibile lavorarvi. A spostare i primi 10 centimetri di terra incontrammo, si tratta del saggio 13, non quindi un numero fortunato, e incontrammo lo strato di tombe. Vi erano delle tombe di età greca, di V secolo, con delle incinerazioni o delle deposizioni in anfora, in fossette, e insieme a queste trovammo due tombe di un tipo completamente diverso. Si trattava di due grandi Enchiutrismoi, i due grandi deposizioni all'interno di Pitoi, in cui il defunto era accompagnato da un corredo formato soprattutto da oggetti di bronzo.
Si trattava in un caso di una fibula ad arco semplice insieme a un coltellino a fiamma e una fusaiuola, quindi probabilmente ciò indicava la presenza di una sepoltura femminile, e nell'altro caso di una fibula ad arco a gomito con una brocchetta di impasto. Un tipo di sepoltura assolutamente differente, come sappiamo, da quello caratteristico dell'ambiente indigeno siciliano, cioè della sepoltura in grotticella artificiale, e che immediatamente fa pensare a contatti con l'esterno, soprattutto con la penisola italiana, e quindi all'arrivo di genti che vengono da questa area. Le tombe sono naturalmente immediatamente collegabili con il villaggio della Meta Piccola. Hanno la stessa cronologia e anche il villaggio della Meta Piccola, come sappiamo, ha capanne che presentano una struttura analoga a quella dell'Italia continentale. Ecco quindi che queste tombe sono una testimonianza preziosissima, fino ad ora unica, perché non ne sono state mai trovate altre, dell'arrivo di genti di origine italica, quindi dei Siculi, in quest'area e della fondazione di questo centro della Meta Piccola, che qualcuno, come sappiamo, ha voluto identificare con Sutita. Non sono sinora chiari i limiti cronologici dell'insediamento sulla Meta Piccola. Sovrapposizioni e ampliamenti edilizi testimoniano una lunga occupazione del sito. Anche dopo l'abbandono del villaggio al momento della fondazione della colonia greca, sulle alture circostanti continuavano a vivere le popolazioni indigene. Lo testimoniano le necropoli di Cavaruccia e Cava Sant'Aloe, dove già alla fine dell'Ottocento il Cavallari e l'Orsi avevano scoperto due necropoli sicule. Lo scavo di Cava Sant'Aloe nel territorio dell'antica Leontini è stato per me il primo scavo ufficiale per cui ho avuto un incarico dell'Istituto di Archeologia della nostra università ed è stato quindi per me molto importante, anche perché riguardava un problema archeologico e topografico interessante per questo territorio. La necropoli infatti era nota da uno scavo di Paolo Orsi nella seconda metà dell'Ottocento, il quale aveva riportato in luce 26 tombe a camera, molto interessanti, datate in quello che lui chiamava il terzo periodo siculo. Noi abbiamo cominciato nel 1971, abbiamo fatto tre brevi campagne, abbiamo chiuso nel 74 e durante queste campagne abbiamo riportato in luce, guarda il caso veramente senza volerlo, 26 tombe anche noi, più una preistorica, anche quella castellucciana. Il fatto importante per quanto riguarda la cronologia di queste tombe è che queste si riportano ad un abitato che certamente precede l'arrivo dei coloni. Non posso parlare dello scavo di Sant'Eligio senza ricordare l'avvocato Scalambro, che era ispettore onorario per la zona di Lentini, ma era uno che amava veramente il suo territorio. Non so se abbiano fatto qualcosa a Lentini, ma avrebbero dovuto intitolargli qualcosa di stabile, di importante, perché se non ci fosse stato lui lo scavo non si sarebbe fatto. Infatti poi dopo se n'è andato e tutto è finito. Nei primi anni del V secolo a.C., Leontinoi entrò nelle mire espansionistiche dei Dinomenidi, influenti tiranni di Siracusa. L'egemonia esercitata dalla potente polis vicina si riflette nelle prime emissioni monetali, che recano al dritto il tipo siracusano della quadriga e sul rovescio la testa di leone, simbolo della città. Durante la guerra del Peloponneso, la città si alleò ad Atene, nel vano tentativo di affrancarsi dalla tutela siracusana. Ma nonostante i ripetuti tentativi, Leontinoi vi rimase legata sino alla conquista romana, negli anni della Seconda Guerra Punica. La città di Leontinoi, con tutti i suoi declivi, è rivolta a settentrione,
vi è nel mezzo di essa una valle piana nella quale si trovano le sedi dei magistrati e dei giudici ed in genere l'agorà. Da un lato e dall'altro della valle vi sono delle alture scoscese. I ripiani di queste alture sopra i colli sono pieni di case e di templi. Le vestigia della città sono andate via via riaffiorando nel corso degli ultimi 50 anni, rivelando sorprendenti corrispondenze con la descrizione dello storico Polibio. Su una delle terrazze digradanti lungo le alture dei colli e prospiciente l'agorà, in contrada crocifisso, sono stati messi in luce nel 1980 alcuni ambienti di età tardoclassica ed ellenistica, realizzati con un sistema misto. Con vani scavati nella roccia e altri parzialmente costruiti con pietrame a secco. L'origine di questa tecnica, che doveva essere frequente nella città antica sin dalla sua fondazione, va ricercata nella lunga tradizione delle maestranze locali, abituate all'intaglio delle tombe indigene a grotticella. L'impianto della città si adattava così alla natura del terreno, traendo spunto dalle secolari esperienze locali. Le case degli dei si ergevano sulle cime dei due colli. L'antico splendore dei due templi si riflette oggi, pallido, nelle variopinte terrecotte architettoniche che coronavano la sommità degli edifici e nelle sacre offerte alle divinità. Preziose ceramiche, con ricche decorazioni, narrano storie avvincenti di uomini e dei, mentre statuette dai visi serafici raccontano le fervide preghiere dei fedeli, doni votivi per i numi tutelari della polis. Affacciati sulla fertile pianura e aperti alla penetrazione verso l'entroterra, i santuari extraurbani costituivano il punto d'incontro fra la città e il suo territorio. Alla periferia occidentale della città moderna è stata indagata la stipe votiva di un santuario. L'iscrizione dedicatoria su un vaso attico fa ritenere che fosse consacrato ai Dioscuri, sacri gemelli figli di Zeus, protettori della navigazione, del commercio e dei viaggi. Il ricco deposito, databile fra il VII e il V secolo a.C., conteneva soprattutto vasi prodotti localmente, ma non mancano esemplari importati da Corinto, dalle regioni orientali del mondo greco, da Atene. Non lontano da questo è stato recentemente scoperto un secondo santuario extraurbano, identificato con un Eraion. Un complesso monumentale la cui estensione totale è ancora sconosciuta, era racchiuso da un vasto recinto. All'interno sorgeva un grande altare, mentre ancora ignoti rimangono gli edifici cui appartenevano le terrecotte architettoniche rinvenute nel corso degli scavi. I materiali portati alla luce permettono di collocare l'arco di vita del santuario fra il VII e i primi anni del V secolo a.C., quando fu violentemente distrutto e abbandonato. Due porte alla città, di cui una, che conduce verso Siracusa, è presso il termine della valle anzidetta, dalla parte di mezzogiorno. L'altra, che conduce verso i campi detti Leontini e verso la regione adatta alla coltivazione,
si trova verso settentrione. Sotto uno degli scoscendimenti, quello verso occidente, scorre un fiume chiamato Lisso. La città, chiusa in età greca entro il perimetro dei due colli, era difesa da un'imponente cinta muraria, che utilizza sapientemente le caratteristiche del terreno. Le fortificazioni, costruite all'inizio del VI secolo a.C., recano i segni di ripetute distruzioni e ricostruzioni, specchio delle alterne vicende storiche dell'antica Leontinoi. Allo sbocco meridionale della Valle San Mauro si conservano i resti della porta di Siracusa, che si apre nel tratto più arretrato della fortificazione, assumendo una caratteristica forma a tenaglia. Secondo questo sistema, assai ricorrente in Sicilia, le due ali delle mura, munite di due corpi avanzati, chiudevano l'accesso alla valle, convergendo sulla porta. Sul colle San Mauro, i muri della fase di IV secolo a.C. recano segni di cava intagliati su gran parte dei blocchi. Sono lettere dell'alfabeto greco, che isolate o in combinazione, sembrano prova di una divisione del lavoro per squadre di operai e di una precisa organizzazione dei minatori nelle cave. Più a nord, nel punto più stretto della valle, chiuso dal colle Tirone da un lato e dalla testata settentrionale del colle San Mauro dall'altro, si attestavano le fortificazioni della porta nord. Il problema dell'identificazione della porta nord fu risolto soltanto negli anni Ottanta. Si poneva il problema della esatta posizione della porta. C'era l'ipotesi di Luigi Bernabò Brera che la voleva spostata più verso la città moderna. Gli scavi eseguiti fra il 1987 e il 1995 hanno dimostrato che la porta si doveva trovare più all'interno. Gli scavi hanno messo in luce delle strutture pertinenti a almeno due mura di sbarramento del fondovalle e a quelle che sembrano essere i resti di una torre. Il sistema difensivo della porta nord doveva essere molto più complesso rispetto a quello della porta sud e non è difficile che sia stato il frutto del genio militare di Dionigi il Vecchio. Non è da escludere infatti che anche il castellaccio, che oggi vediamo soltanto nella sua fase medievale, racchiudesse anche delle opere difensive di età greca. Si è fatta l'ipotesi che i due fossati che tagliano il castellaccio dal Tirone e dall'Astrichello siano state opere proprio di Dionigi. Questo sull'esempio del castello Euriolo di Siracusa. Dalla porta nord si dipartivano le strade principali che connettevano la città con i fertili campi leontini, con il fiume Terias e con Catania, cioè con le città calcidesi poste più a nord. Alcune strutture antiche, ritrovate poco fuori dalla porta nord, appartengono probabilmente ad un porto fluviale mai ricordato dalle fonti storiche. I corsi d'acqua che scorrevano per le strette valli, insinuandosi fra le alture del territorio lentinese, costituivano naturali vie di comunicazione, sia con il fertile entroterra che con la costa. Tra queste, il fiume Lisso lambiva l'abitato nella sua parte più settentrionale, per poi riversare le sue acque nel San Leonardo, l'antico Terias, e giungere così al mare. Si può immaginare allora che le merci viaggiassero a bordo di imbarcazioni che risalivano il San Leonardo dalla foce, per poi raggiungere la città e il suo porto costruito sulle sponde del Lisso. Fu proprio il fiume, in seguito a disastrose alluvioni, a restituire una delle sculture più pregevoli conservate al Museo di Siracusa, lo splendido torso di Curos in marmo dell'isola di Paro. Il corpo giovanile, dai muscoli solidi e vibranti, è stato identificato ora con un efebo, ora con il dio Apollo, ora con l'immagine del dio fiume Terias. Al torso del Curos è stata ricollegata una testa marmorea rinvenuta nel territorio di Lentini e annoverata tra i preziosi reperti della settecentesca collezione del principe di Biscari. Tre serie di riccioli incorniciano un volto ampio e sorridente, segnato da tratti arcaici che evocano lo stile ionico. Il Curos, con probabile destinazione funeraria, doveva provenire dall'area delle necropoli. Immagine di giovinezza e vitalità si ergeva come custode solenne del mondo delle ombre. L'imberbe Hermes regge il caduceo, mentre il divino Apollo, cinto di alloro, sfiora le corde di una lira al fianco di una giovane sposa. Ed ancora Eracle, ebro divino, insidia in una scena teatrale la casta Auge,
sacerdotessa della dea Atena. Questi sono i mitici protagonisti di due pregiati crateri a calice provenienti dall'area delle necropoli settentrionali. All'esterno della porta sud, ai due lati della strada per Siracusa, si estende invece la necropoli meridionale. Risalgono all'ultimo periodo gli epitimbia, i piccoli monumenti funerari a piramide gradinata, tuttora visibili accanto alle rovine delle fortificazioni. Importanti dati sulle diverse fasi di vita della necropoli sono stati forniti dagli scavi effettuati in contrada Pozzanghera. Nel saggio 1 noi trovammo immediatamente al di sotto della superficie del terreno due grandi coperture a lastroni, sollevate le quali al di sotto di esse vi erano soltanto delle piccole deposizioni con resti di bruciato e vasetti. Al di sotto di questo strato di deposizioni incontrammo uno strato di sepolture del V secolo a.C. Al di sotto di questo strato con sepolture del V secolo vi era una serie di tombe scavate nella roccia che appartenevano tutte all'età ellenistica. Era stato proprio l'impianto di una di queste fosse che aveva tranciato la cappuccina del V secolo. La particolare concentrazione di sepolture in quest'area, la fretta con la quale esse furono realizzate, dimostrata dallo sconvolgimento delle sepolture dello strato superiore, e la loro cronologia, fissabile con certezza in età ieroniana, mi hanno portato a pensare, ma non l'ho scritto, lo dico per la prima volta in questa occasione, che si potesse trattare delle sepolture dei Lentinesi che furono, come noi sappiamo, passate a fil di spada dai Romani quando la città, che aveva assunto una posizione per l'appunto antiromana, fu presa d'assalto dal console Marcello e i suoi abitanti maschi uccisi e donne e bambini venduti schiavi. Dopo la conquista romana, Leontinoi non vide mai più rifiorire la civiltà che 5 secoli prima aveva dato vita all'antica colonia euboica, rassegnandosi ad una lunga ed inesorabile decadenza. Spetta agli archeologi e agli studiosi riscattare dall'oblio la sua storia, riportandone alla luce le vestigia e le testimonianze artistiche custodite dalla terra. Il sito vive se c'è qualcuno che ci va, se c'è qualcuno che anche quando non c'è lo scavo manda gli allievi, manda a fare ricerche, vanno a studiare i cocci, e questo avvenne proprio per la presenza dell'Istituto di Archeologia e del professor Rizza, che avviò i suoi allievi nel corso del tempo, nel corso dei decenni. Quando un sito non ha questa coincidenza di interessi, poi pian piano direi, non dico che muore, ma scompare dall'attenzione. Io l'ho visto per altri posti, per esempio per Monte Casale. Non voglio dire che il sito è in sé, ha una sua eternità, però è vero che se non c'è una convergenza di interessi, è vero che molto si perde. Le storie, i gesti e i volti dell'antica Leontinoi tacciono sopiti, avvolti nella nebbia della dimenticanza. Ma tra il verde degli oleastri e il profumo di zagara risuona l'eco silenziosa di ricordi perduti, di giorni passati e di tempi lontani. È la voce di una città dimenticata, ma il cui soffio spira ancora tra i colli, le valli e il letto di un fiume che non c'è più.